Proseguiamo la nostra diretta. Io voglio subito dare il benvenuto al prossimo ospite, padre Giampaolo Pagano, priore del Santuario della Madonna dell'Arco di Sant'Anastasia. Parleremo di un grande santo, San Domenico di Guzman. Buongiorno e bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi, grazie. E allora vogliamo parlare di un anniversario importante perché il 18 luglio del 2023 ricorreranno i primi 700 anni, ecco, fa strano perché è una data enorme, 700 anni della canonizzazione di San Tommaso, un santo estremamente attuale, ecco, ne parleremo questa mattina con padre Giampaolo, partendo però dal senso di queste celebrazioni, questo doppio giubileo, come avete avuto modo anche di vedere dall'articolo di Avvenire, che coinvolge tutta la famiglia domenicana. Sì, in effetti il 2023 è iniziato un percorso che si concluderà nel 2025. Sono 3 anni dedicati a degli anniversari importanti che hanno al centro la figura di Tommaso, da tanti punti di vista, perché di San Tommaso si può parlare da diverse prospettive, non soltanto, ecco, il maestro di teologia e anche il padre spirituale di intere generazioni, ma oggi più che mai Tommaso sembra urgente dal punto di vista del dialogo anche interculturale, da tutto quello che lui con il suo pensiero filosofico offre come opportunità, ecco, alla Chiesa di ricondurre un po' tutta l'umanità, ecco, ai veri motivi dell'esistere, veri motivi che poi fondano anche i motivi di credibilità della fede. E non a caso San Domenico è stato definito predicator grazie, ecco, predicatore di grazia, che è un tema in forte consonanza con il carisma e la missione di quest'ordine dei predicatori che ha voluto fondare. Ecco, quello che vorrei chiederti, padre Giampaolo, è cosa vuol dire essere predicatori oggi? È una domanda difficile, credo. Ma se lo pose anche ovviamente San Domenico quando chiese proprio l'approvazione del suo ordine nei primi documenti, lui volle che fosse apportata una correzione, perché, ecco, questi frati non fossero predicantes ma predicatores, cioè non semplicemente che hanno la funzione, diciamo, di predicare, ma proprio lo statuto proprio ontologico di predicatori, proprio perché è l'essere che fonda, ecco, la missione dell'evangelizzazione. Non è semplicemente un modo di fare, ma è un modo di essere, un modo di vivere. È proprio l'ordine che lui concepisce sul modello, ecco, della comunità degli apostoli, è proprio un ordine che vive innanzitutto il Vangelo che annunzia e quindi è credibile proprio per questo. E non a caso Papa Francesco in qualche maniera, ecco, lo vuole associare a quelle che sono poi a quelli che sono i temi, potremmo dire, portanti del suo pontificato, ecco, la vicinanza ai poveri, la vicinanza agli emarginati, la vicinanza agli scartati. Ecco, anche a suo tempo San Domenico ha intuito questa necessità e questa urgenza. Questa missione come continua oggi? Ma sicuramente lei ha toccato un punto importante che il Papa richiama, cioè il tema anche della povertà e dell'attenzione agli ultimi. Proprio c'è un episodio nella vita di San Tommaso molto interessante. San Tommaso apparteneva a una famiglia nobile ed era oramai già da piccolino orientato alla vita monastica, a diventare abate di Monte Cassino. Uh-huh. Poi andando a Napoli a studiare per avere tutti gli strumenti anche culturali per questa carriera ecclesiastica, conobbe questa prima comunità di frati predicatori proprio nel cuore di Napoli e decidendo di abbracciare la vita religiosa, in realtà lui opera una ribellione anche un po' verso quelle che erano state un po' le imposizioni che aveva ricevuto dalla famiglia. E uno degli aspetti fondamentali con cui lui esprime questa ribellione è proprio abbracciare lo stato della povertà. E quindi
quello che San Francesco aveva fatto pochi decenni prima, in realtà rivive anche proprio nell'esperienza di Tommaso. Lasciare non semplicemente una carriera già avviata, ma lasciare proprio una vita agiata. I Conti d'Aquino avevano praticamente dei territori ampissimi e lui rinuncia a tutto questo, abbraccia lo Stato della povertà in questo nuovo ordine perché ritiene che questa sia la vera missione della Chiesa, annunciare il Vangelo, annunciare Cristo povero e umile. Ecco, quando io dico San Domenico, ecco, noi vogliamo ovviamente accostarlo a San Tommaso perché è uno dei figli più illustri, ecco, del vostro ordine, quindi potremmo dire quasi un binomio inscindibile tra i due. Ecco, pensiamo poi tante volte, ecco, che San Domenico, San Tommaso siano dei santi, ecco, medievali, vissuti in un'epoca lontana, ma effettivamente conservano un'attualità davvero straordinaria. Potremmo definirli santi senza tempo. Poi, riferendoci nello specifico al nostro San Tommaso, ecco, con questo anniversario così importante, è spontaneo poi pensare al fatto che, nonostante siano passati 700 anni, ancora si fa davvero si parla di lui. Vorrei chiederti l'attualità di questi santi, San Tommaso, San Domenico e tanti santi dei predicatori del vostro ordine che in qualche maniera sono uniti da questo filo rosso, che è quell'eloquenza, quel parlare, quel diffondere la parola che davvero in maniera straordinaria vi contraddistingue. Ma un aspetto che mi viene subito in mente, collegandolo all'attualità, è la dimensione sinodale, perché San Domenico concepisce un ordine molto molto democratico e questa impostazione, malgrado che siano passati 800 anni, ancora appartiene alla nostra vita di tutti i giorni. Noi questa esperienza, ecco, che la Chiesa sta facendo di sinodalità, in realtà la viviamo tutti i giorni nella comunità, perché tutto quello che riguarda la comunità è deciso da tutti. E il superiore, il priore, è veramente semplicemente il coordinatore, è colui che orienta anche un po' le scelte, ma non impone mai nulla. E proprio nell'ascolto, ecco, dello Spirito Santo, noi, diciamo, portiamo avanti tutte le nostre scelte, nella comunità e anche nei progetti pastorali. Poi un altro aspetto importante, forse proprio perché San Domenico non è conosciuto, proprio a motivo di un aspetto che lui ha voluto consegnare, della sua personalità, che lui ha voluto consegnare all'ordine, è che lui scompare, cioè presiede il primo capitolo e poi lascia fare tutto alla comunità. Oggi è un tema molto sentito nella Chiesa, i fondatori, coloro che ricevono un carisma e per il bene comune, per la Chiesa, sono coloro che aprono una pista, ma poi sanno anche scomparire perché non sono loro i protagonisti. E in effetti, non abbiamo l'ordine domenicano non ha sviluppato una grande tradizione agiografica su San Domenico, o se lo ha fatto, l'ha fatto anche un po' in ritardo rispetto ai tempi. Però proprio perché ha percepito e ricevuto questa eredità dal fondatore, di dare centralità a Cristo e al dono ricevuto, che poi si declina, ecco, nel corso dei secoli, ecco, nell'obbedienza alla regola e nell'obbedienza, ecco, a questa intuizione originaria. Per chiudere, padre Giampaolo, visto che in questa mattinata noi abbiamo parlato anche di passi verso la giornata mondiale della gioventù di Lisbona, il movimento giovanile domenicano da questo punto di vista ha una storia importante. Ecco, quello che vorrei chiederti è come questa spiritualità di Domenico, di Tommaso, si incarna all'interno dei giovani e come magari voi riuscite anche in qualche maniera a trasmetterla, perché è una spiritualità anche difficile tante volte da comprendere e va spiegata, ecco, con i dovuti mezzi, con i dovuti termini. Sì, sicuramente noi invitiamo i giovani a farsi delle domande, più che consegnare loro delle risposte, diciamo, preconfezionate. Invitiamo i giovani a
che cercano effettivamente la verità, cercano magari la radicalità, però tante volte non sono abituati anche oggi dalla scuola, ecco, a porsi le domande nel modo giusto. Quindi innanzitutto noi cerchiamo di infondere questo nei ragazzi e poi anche attraverso i mezzi che la nostra tradizione spirituale ci ha consegnato, li avviciniamo alla preghiera, attraverso l'ascolto della parola, la lezione divina, ma anche il canto dei salmi e la preghiera del rosario, che comunque compendia tutto il Vangelo, e una particolare, ecco, attenzione alla Vergine Maria, che San Domenico raccomandava, ecco, a tutti i suoi frati. Per noi, ecco, sono i punti che, come lei diceva, ecco, oggi i giovani non facilmente recepiscono, però se sono aiutati a comprendere il senso di tutto questo, veramente poi si appassionano, perché è una via comunque di sapienza che attrae sicuramente. E allora, Padre Giampaolo, io ti voglio ringraziare per essere stato con noi in questa mattinata, augurando buon cammino, ecco, a questa bellissima famiglia, la famiglia dell'Ordine dei Predicatori che è tanto vicina a noi. Speriamo di rivederci, ecco, il più presto possibile, magari anche di persona per continuare a parlare della spiritualità dei grandi santi che popolano la famiglia domenicana. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie di cuore a Padre Giampaolo Pagano. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ritorneremo ancora insieme.